Negli scritti del Nuovo Testamento troviamo una notizia inaudita. Vi si afferma che un uomo, Gesù di Nazareth, è Dio. Per secoli la Chiesa si è accostata ai Vangeli, agli scritti neotestamentari, a partire dall'esperienza che viveva nel presente, la quale le permetteva di essere certa che le cose affermate in essi corrispondevano a quello che Gesù aveva detto di se stesso e che i fatti raccontati coincidevano sostanzialmente con quanto era accaduto. Questa fiducia riguardo ai documenti cristiani si è incrinata in un certo momento della storia con l'irruzione del sospetto. Con l'inizio dell'indagine moderna sulle scritture si introduce il sospetto sul valore storico degli scritti del Nuovo Testamento in generale e dei Vangeli in particolare. Il fatto che questi scritti fossero opera dei cristiani dava adito a sospetti. Secondo la nuova mentalità nata dall'Illuminismo, questi documenti ci trasmettono quello che i cristiani pensano di Gesù di Nazareth e non quello che realmente è stato, ha fatto e ha detto Gesù di Nazareth. Per poter arrivare al vero Gesù, al Gesù reale, non travisato della fede cristiana, bisogna eliminare da quei documenti quello che i cristiani le hanno attribuito, specialmente la sua divinità. Da un certo momento in poi, alcuni studiosi si mettono di fronte ai documenti del Nuovo Testamento senza questa previa esperienza di convivenza con l'avvenimento cristiano e questo suo accostamento non determina il loro approccio. In questo nuovo clima, nel quale non si fa più esperienza dell'avvenimento cristiano come avvenimento che cambia la vita, la ragione perde la condizione di apertura che le è propria, è meno ragione e si trasforma nella misura della realtà, come pure della pretesa contenuta nei documenti del Nuovo Testamento. Così si esprime già Strauss, uno dei pionieri di questo nuovo approccio ai testi del Nuovo Testamento. Capite quello che dice? Non riesco ad immaginare come la natura divina e la natura umana potrebbero essere parti integranti, diverse eppure unite di una persona storica. Quello che Strauss riesce ad immaginarsi diventa misura di quello che può succedere nella realtà. Tutto quello che non entra nella misura della sua immaginazione deve essere rifiutato come assurdo. Ma che cos'è quello che ora Strauss non può immaginarsi? Proprio quello che dice il cristianesimo, che Dio si è fatto uomo, che il mistero è entrato nella storia, che in una stessa realtà stanno la natura divina e la natura umana. Per questi studiosi, storico e soprannaturale sono due termini incompatibili. Questo assioma è diventato il principio fondamentale della critica biblica moderna. In questo modo, tutto quello che possiamo includere sotto il termine soprannaturale si attribuisce alla comunità cristiana. La tradizione evangelica è, secondo questa concezione, il prodotto della fede e della vita della comunità primitiva e non una testimonianza attendibile che ci consenta di conoscere Gesù di Nazareth. Per questi studiosi, la vera critica al dogma della Chiesa è la sua storia, secondo le parole di lo stesso Strauss. Ma Schweitzer, constatando che l'interesse per la storia professato da molti studiosi dell'epoca nascondeva un'intenzione ben precisa, aveva già detto: la ricerca storica sulla vita di Gesù non è nata da un interesse puramente storico. Questi studi ricercavano piuttosto nel Gesù della storia un aiuto nella lotta contro il dogma per liberarsi dal dogma. Perché lo strumento
di cui si è servito il sospetto moderno per negare la storicità dell'avvenimento cristiano, fu la moderna scienza storica nascente. La scienza storica non è mai neutra, è invece sempre in funzione di un certo modo di leggere la realtà. La storia scritta a partire dal sospetto ha pensato che sarebbe bastato riscrivere la storia delle origini cristiane per mettere in evidenza la falsità del dogma. Dinanzi a questo attacco frontale alla storicità del fatto cristiano, l'indagine ecclesiale non può accontentarsi dell'affermazione imperturbabile della storicità dei Vangeli, come avrebbe potuto fare prima della loro messa in discussione. Deve rispondere sul terreno storico alla sfida lanciata dell'esegesi razionalista e liberale. Riconoscendo l'utilità dei metodi storico-critici, la Chiesa dimostra ancora una volta la fiducia che ha nella sua posizione. La Chiesa non ha mai paura né della ragione né della storia né della ricerca storica. Antichità dei documenti. Reimarus, uno di questi studiosi, aveva detto sui miracoli che il fatto che furono scritti 30 o 60 anni dopo la morte di Gesù, quando erano morti i testimoni che potevano confermarli o smentirli, in una lingua sconosciuta agli ebrei, il greco, era motivo per diffidare da essi. E quello che è successo coi miracoli documenta ciò che è successo con la tradizione evangelica nel suo insieme. Diciamocelo chiaramente, tutte le affermazioni di Reimarus sono false. Nessuna di esse oggi si può sostenere dal punto di vista strettamente storico. In primo luogo, i quattro Vangeli sono pieni di semitismi, cioè di tracce di una lingua semitica in cui sono stati scritti, i quali questi semitismi solo possono spiegarsi se dietro di essi esiste un testo originale in aramaico o una tradizione orale aramaica perfettamente fissata. Tracce di questo originale semitico sono rimaste in tutti gli strati del greco della tradizione evangelica. Questo dimostra, dunque, che inizialmente la tradizione su Gesù non è stata scritta in una lingua sconosciuta agli ebrei, in una data già lontana dagli avvenimenti, bensì in una lingua perfettamente conosciuta da loro e in una data molto vicina ai fatti che raccontano e dei quali molti di loro erano stati testimoni. D'altra parte, è ugualmente insostenibile la ipotesi che nella Palestina del secolo I non si conoscesse il greco, come ha dimostrato senza ombra di dubbio l'storico protestante Martin Engel. Il bilinguismo era usuale nella Palestina. Non bisogna dimenticare che la Palestina era da 3 secoli sotto il dominio greco. La mole di dati apportati per Martin Engel le ha portato a affermare che la traduzione in greco di alcune parti della tradizione di Gesù e lo sviluppo di una terminologia teologica particolare devono essere cominciate molto presto, presumibilmente come conseguenza immediata dell'attività di Gesù che attirò ebrei della diaspora. E questo deve essere successo. Non dopo decenni fuori della Palestina, come spesso si sente dire, ma in Palestina, nella comunità di lingua greca di Gerusalemme. Ai semitismi, alla conoscenza del greco, bisogna aggiungere che la conoscenza della situazione della Palestina, la sua geografia, i suoi costumi, i tipi di costruzioni, i tipi di terreno per le culture, la storia, mostra che i Vangeli possono essere stati scritti soltanto da gente a cui tutte queste cose erano molto familiari e rivolti a destinatari in cui non c'era bisogno di spiegarle. Basta pensare alla quantità dei dati geografici, storici, letterari e di costume implicati dalle parabole. Facciamo un esempio. Delle 4 versioni con cui si è stata tramandata l'istituzione dell'Eucaristia, Joachim Jeremias
afferma che questo racconto esisteva già entro i primi 10 anni dopo la morte di Gesù. Non dopo 10 anni, ma entro 10 anni dopo la morte di Gesù. Quindi poteva essere anche 2, 4 anni dopo la sua morte. E aggiunge Geremias, un studioso protestante, che questo brano, scritto originalmente in una lingua semitica, non è un brano preso da un rituale, ma da un racconto più ampio, cioè da un Vangelo. Quello significa che il Vangelo era lì, a nostro avviso. Possiamo dire qualcosa di simile non soltanto sul pezzo dell'istituzione, ma sul Vangelo di Marco e sulla fonte dei detti di Gesù conservata nei Vangeli di Matteo e Luca. Questo rende perfettamente comprensibile il fatto che il papiro 7Q5 trovato a Qumran e sul quale ancora non si è fatto nessuna ipotesi che invalide quella di padre O'Callaghan possa contenere un testo del Vangelo di Marco del quale c'erano copie in circolazione già negli anni 40. È soltanto un esempio, ma questo dimostra che il presunto lasso di tempo tra l'avvenimento originale Gesù e i documenti che lo raccontano è molto più breve di quanto ci ha voluto far credere un certo tipo di indagine storica. Oggi possiamo affermare che l'antichità dei documenti è assolutamente fuori discussione. Soltanto questi fatti costituiscono già un'oggezione difficilmente sormontabile per chi ha attribuito ai primi cristiani una mitizzazione della persona di Gesù. Il lasso di tempo fra gli avvenimenti e i documenti risulta così breve che difficilmente avrebbe permesso di fare una manipolazione del genere. Credere ancora in essa dal punto di vista storico esige più fede di quella che ci vuole per accettare la versione dei fatti che il cristianesimo ha trasmesso. Le origini del fatto cristiano. È indiscutibile il fatto che i cristiani della prima generazione credevano nella divinità di Gesù. Come Martin Engel ha evidenziato, è così breve il tempo fra la morte di Gesù e la cristologia, quello che pensavano i cristiani sul Gesù, completamente sviluppata, presente nei documenti cristiani più primitivi, le lettere di Paolo, che la velocità di questo sviluppo può essere considerata stupefacente. Il fatto che Paolo utilizzi nelle sue lettere titoli, formule, concetti cristologici conosciuti dalle comunità a cui erano indirizzate dimostra che i destinatari li conoscevano già grazie all'attività missionaria di quell'apostolo nella loro comunità. Questo risulta evidente dal fatto che non ha bisogno di spiegarglielo. Questo implica che tutte le caratteristiche essenziali della cristologia di Paolo erano già completamente sviluppate verso la fine degli anni 40, prima che iniziassero i grandi viaggi missionari. Non c'è da stupirsi se di fronte a dati così schiaccianti Martin Engel ha affermato: se sfogliamo alcune opere sulla storia del cristianesimo più primitivo, potremo avere l'impressione che in esse sia dichiarata guerra alla cronologia. Siamo alle antipodi rispetto all'affermazione di Strauss. Per lui era sufficiente raccontare la storia per mettere in evidenza la falsità del dogma. Noi adesso possiamo affermare giustamente il contrario. La migliore difesa del dogma, cioè di quello che la Chiesa ha sempre confessato di Cristo, è raccontare la sua storia. Come si spiega l'origine della fede che la comunità cristiana della Palestina confessa così poco tempo dopo la morte di Gesù? Per chi rifiuta di riconoscere che la nascita di questa fede è strettamente legata alla persona di Gesù di Nazareth, rimane solo un'opzione: attribuirla all'influenza di uno dei mondi culturali in cui questa fede è nata, l'ebreo o il pagano. La prima ipotesi, ossia che l'idea di proclamare Gesù come Dio sia dovuta all'influsso dell'ebraismo, crolla subito.
È difficile immaginare che degli ebrei, per la loro fede radicalmente monoteisti, potessero creare l'idea che un uomo, inoltre condannato dal Sinedrio e morto in croce, fosse Dio. Era l'ultima cosa che avrebbe potuto pensare un ebreo. Nessuna religione ha stabilito una differenza così netta e radicale fra Dio e qualsiasi altra creatura. Questo abisso incolmabile fra Dio e tutto il creato non è stato diminuito nemmeno per il personaggio più stimato della tradizione ebrea, Mosè, che nessun ebreo avrebbe mai osato considerare nella sfera della divinità. Ancora più insostenibile, se possibile, è la seconda ipotesi. L'origine della fede nella divinità di Cristo è dovuta all'influenza pagana. Questa ipotesi spiegherebbe la supposta divinizzazione di Gesù come una versione cristiana della divinizzazione degli imperatori romani. Basta ricordare le drammatiche descrizioni dell'orrore che qualsiasi pio ebreo sentiva di fronte alle pratiche religiose pagane e risulta subito inconcepibile immaginare che il gruppo di ebrei che si presenta in Gerusalemme confessando la divinità di Gesù potesse cedere a una simile aberrazione. Basta citare la reazione di un ebreo ellenizzato come Filone d'Alessandria di fronte alla proposta di erigere statue di Caligola nelle sinagoga di Alessandria. Era, disse egli, la cosa più abominevole. A questo sincretismo, qualsiasi ebreo, anche ellenista, non poteva che opporsi con tutte le sue forze, considerando appunto abominevole. Pertanto il cristianesimo non si può spiegare come il risultato dell'evoluzione di nessuna realtà culturale e religiosa del suo intorno. Come si spiega allora che alcuni ebrei monoteisti confessino come figlio di Dio un giustiziato dal governatore della Giudea Ponzio Pilato dopo la condanna del Sinedrio? A questa domanda l'esegesi razionalista non può rispondere in modo soddisfacente. La ragione è che si è rifiutato di riconoscere qualsiasi continuità fra la vita e le opere del Gesù terreno e la predicazione della comunità cristiana primitiva. La indagine moderna, che aveva avuto origine per liberarsi dal dogma della Chiesa, ha finito per soccombere a un dogmatismo senza nessun appoggio nella realtà. Per tutto ciò, l'unica spiegazione del fatto storico che alcuni ebrei monoteisti confessino un uomo, Gesù di Nazareth, come figlio di Dio, possiamo trovarla solo nella persona e nell'opera di Gesù. I cristiani hanno potuto affermare che Gesù era Dio perché Gesù lo aveva affermato di se stesso nella sua vita terrena e lo aveva confermato con i suoi miracoli e sua risurrezione. È vero che Gesù non ha mai detto di se stesso che era Dio, ma realizzò opere e pronunziò parole che lo situano nella sfera della divinità. In questa sede possiamo soltanto vedere alcuni episodi che lo documentano. Le controversie importanti perché ci permettono di capire i motivi che portarono alla condanna di Cristo e nelle quali appare anche la sua pretesa di divinità. Nel racconto sulla guarigione del paralitico che ci narra il Vangelo di Marco, Gesù dice al paralitico: «Figlio, i tuoi peccati sono perdonati». Il significato di queste parole alle orecchie degli ebrei si manifesta nella reazione degli scribi che pensano: «Bestemmia, chi può rimettere i peccati se non Dio?». La reazione degli scribi è logica. Se soltanto Dio può rimettere i peccati, un uomo che concede al paralitico il perdono dei peccati, bestemmia, si fa uguale a Dio. C'è solo una possibilità in cui una simile affermazione non sia una bestemmia: che quell'uomo sia veramente Dio. Il Vangelo più antico di tutti, quello di Marco, in un racconto la cui versione originale greca ha un forte colorito aramaico e il cui contenuto è chiaramente palestinese, come in questo relato, presenta in un episodio Gesù che proclama con un'azione il perdono dei peccati. Questo non è un'eccezione. Difficilmente si trova un altro fatto più inconfutabile dal punto di vista storico come quello di Gesù che usava sedere al tavolo dei pubblicani. I nemici di Gesù mormoravano scandalizzati: questo qui accoglie i peccatori e mangia insieme a loro. Accogliere e condividere il tavolo in realtà sono sinonimi di perdonare. L'episodio del paralitico perdonato non è altro
che un caso concreto della concessione del perdono, confermato inoltre dal miracolo della guarigione. Il fatto che gli ebrei considerassero ciò come bestemmia rende evidente che Gesù si attribuiva un potere che era esclusivo di Dio. Questa pretesa risulta così scandalosa alle orecchie degli ebrei che alla fine dell'ultima di queste controversie San Marco commenta: «E mentre uscivano, i farisei, accordandosi con gli erodiani, presero la decisione di eliminarlo». I miracoli. Reimarus sosteneva che i primi cristiani inventarono i miracoli da attribuire a Gesù, perché non c'è religione senza miracoli. Ed è questo, secondo lui, quello che li rende tanto sospetti. Secondo questo pensiero, i racconti dei miracoli furono attribuiti a Gesù per ingrandire la sua figura. Ma questo è falso. Lo prova innanzitutto la testimonianza conservata dalle fonti ebree relative ad essi, lo storico ebreo Flavio Giuseppe e il Talmud di Babilonia. Il più interessante è il secondo, perché proviene dall'ebraismo che rifiutò Gesù. In esso si dà per assodato che Gesù sia stato condannato giustamente dal tribunale giudeo perché, dice il testo, ha praticato la stregoneria e ha sviato Israele. L'accusa di stregoneria suppone le guarigioni miracolose di Gesù. In realtà, questa interpretazione dei miracoli si trovava già nei Vangeli. In effetti, in un'affermazione di Gesù che costituisce l'argomento più forte a favore della storicità dei miracoli, possiamo leggere: «Se io scaccio i demoni con il potere di Belzebù, in nome di chi li scacciano i vostri figli? Perciò essi saranno i vostri giudizi. Ma se io scaccio i demoni per lo Spirito di Dio, significa che il regno di Dio è arrivato in mezzo a voi». È evidente che l'accusa di essere posseduto dal demonio non può essere stata creata dalla comunità cristiana primitiva. Nessun cristiano avrebbe accusato Gesù di essere indemoniato. In queste parole Gesù raccoglie le accuse dei suoi avversari, che hanno avuto bisogno di spiegare in un altro modo una realtà che avevano davanti, i suoi miracoli, sia per il potere di Belzebù o per il potere di Dio, in ogni caso scaccia demoni. Pertanto, dal punto di vista storico, è un fatto indiscutibile che Gesù fece miracoli, però bisogna far notare che il fatto di fare miracoli di per sé non pone Gesù nella sfera della divinità. Anche ad alcuni personaggi dell'Antico Testamento vengono attribuiti dei miracoli senza che questo vengano considerati Dio. Però i miracoli di Gesù non sono azioni fatte in proprio favore, sono al servizio di un'altra cosa, il regno di Dio. Sono segni che annunziano, confermano e rendono presente nella sua persona il regno di Dio. Se scaccio i demoni per lo Spirito di Dio, significa che il regno di Dio è giunto a voi. Per questo le sue azioni sono segno del mistero della sua persona. Il processo davanti al Sinedrio. Questa pretesa di divinità, che attraversa il Vangelo e della quale abbiamo segnalato solo alcuni esempi, spiega un fatto della sua vita al quale si è voluto negare valore storico: il processo e la condanna di Gesù da parte del tribunale giudaico, il Sinedrio. Eppure, la storicità di questo fatto è incontestabile. Non solo resterebbero senza spiegazione i racconti evangelici del processo davanti al Sinedrio, ma anche le affermazioni che San Paolo fa nelle sue lettere, le quali suppongono la condanna del Sinedrio, nonché le testimonianze delle fonti ebree. Perché allora questa insistenza nel negare la sua storicità? La ragione della negazione della sua storicità è ovvia. Attribuendo la condanna di Gesù solo a Pilato, si evita di dover spiegare il motivo della sua condanna da parte della più alta autorità religiosa ebraica. Non è sufficiente un motivo qualsiasi per giustificare una condanna a morte. I motivi come la sua pretesa messianica o il suo carattere rivoluzionario sono assolutamente insufficienti per giustificarla. Nella storia del popolo ebraico ci sono stati altri che hanno avuto la pretesa di essere il Messia. Nessuno di loro ha subito una condanna simile a quella di Gesù da parte del Sinedrio. Uno di loro, Bar Kokhba, considerato Messia dal rabbino più importante dell'epoca, Rabbi Akiva, è considerato un eroe
nell'ebraismo per il suo tentativo di liberazione dal giogo dell'oppressione romana. Eppure, la condanna di Gesù da parte del Sinedrio è perfettamente logica dal punto di vista dell'ebraismo ortodosso, se il motivo della sua condanna è quella che attestano gli scritti neotestamentari, l'accusa di blasfemia. Abbiamo visto che Gesù, durante la sua vita terrena, disse e fece cose che furono considerate blasfeme dai suoi avversari, perché esse implicavano la pretesa di essere Dio. Innanzi a una simile pretesa, il Sinedrio aveva solo un'alternativa: accettarla o rifiutarla come bestemmia. Tutti sappiamo verso quale lato si inclinò la bilancia, però bisogna ricordare che il Sinedrio è il tribunale definitivo di Dio. Un suo rifiuto è il rifiuto di Dio. Essere condannato dal tribunale ebreo come blasfemo significava per qualunque pio ebreo che Gesù era considerato un empio, un eretico. Non c'è da stupirsi dello sconcerto che questo fatto produce nei suoi seguaci, come testimoniano i Vangeli e le lettere di San Paolo, che addirittura parla di scandalo, cioè di una vera difficoltà per credere. Per ultimo, la risposta di Dio alla condanna del Sinedrio. Dopo la sentenza di morte pronunciata dal Sinedrio e l'esecuzione della stessa da parte dell'unico che aveva potere di farlo, il governatore Ponzio Pilato, sembrava che Dio avesse detto l'ultima parola sulla pretesa di Gesù di essere Dio. Invece, Dio aveva ancora una parola da dire su Gesù, e la disse nella maniera più inaspettata: la sua resurrezione. Così Dio conferma la pretesa di Gesù. Qui risiede la sua importanza unica nella storia cristiana. Solo in questo modo i primi cristiani poterono superare lo scandalo della croce. Si potrebbe obiettare, come è stato, che il mistero della resurrezione si rivela solo al credente, lo storico non può penetrare in esso e che pertanto non può servire per confermare una pretesa di tipo storico. È vero che la resurrezione di Gesù è un avvenimento che ricade dentro il mistero di Dio. Effettivamente, nessuno dei Vangeli descrive come fu il fatto della resurrezione, però questo avvenimento ha lasciato tracce nella storia. Alcuni personaggi della storia, gli apostoli, testimoniano di averlo visto vivo poco tempo dopo la sua morte. Per questo, in qualche modo, lo storico può dire qualcosa su di lui, se un minuzioso esame delle testimonianze porta alla conclusione che senza il fatto della resurrezione molte cose rimarrebbero senza spiegazione. La prima cosa che rimarrebbe senza spiegazione è l'esistenza e la diffusione della Chiesa. Per questo si è detto giustamente che la testimonianza principale a favore della resurrezione è la Chiesa stessa. Il secondo fatto che non avrebbe spiegazione è il cambiamento del giorno di festa settimanale del sabato alla domenica. Non si vede quale altra ragione avrebbe portato un gruppo di ebrei, per i quali il giorno sacro era il sabato, a celebrare come santo il primo giorno della settimana, cioè la domenica, soprattutto considerando la stima che gli ebrei avevano del sabato, come attestano le fonti ebraiche. Invece, questo fatto è perfettamente comprensibile se il cambiamento è dovuto al giorno in cui avvenne la resurrezione. Gli scritti evangelici testimoniano che delle donne trovarono il sepolcro vuoto. Non c'è dubbio che le autorità ebraiche che si opposero alla predicazione della resurrezione di Gesù avrebbero avuto un mezzo molto semplice di screditare come fandonia l'annuncio della resurrezione fatto dagli apostoli, se avessero potuto dimostrare che il corpo di Gesù era ancora nel sepolcro. Ma così non fu, il sepolcro era vuoto. Alcuni critici moderni hanno considerato questo racconto un'invenzione creata, secondo loro, dalla comunità primitiva per avere una prova palpabile della resurrezione, però questa interpretazione non regge. In primo luogo, perché si offrirebbe come prova della resurrezione un fatto che di per sé non era prova sufficiente. Il sepolcro poteva essere vuoto per un altro motivo, furto, trasferimento, eccetera. In secondo luogo, perché chiunque avesse inventato il racconto non avrebbe messo
delle donne come testimoni della scoperta, perché in quell'epoca le donne non erano ammesse come testimoni. Non c'è dubbio che se l'episodio fosse stato inventato, i testimoni sarebbero stati uomini. Se, sfidando la mentalità dominante, si afferma che furono le donne quelle che trovarono il sepolcro vuoto, è perché realmente fu così. Ma il racconto del sepolcro vuoto non implica la resurrezione. Poteva essere vuoto per altri motivi. L'esplicazione del fatto che era vuoto lo conosciamo solo dalle apparizioni. I documenti più antichi attestano l'esistenza di apparizione di Gesù risuscitato ai discepoli. Però anche qui la critica razionalista offre una interpretazione delle apparizioni come allucinazione che contraddice quella della Chiesa. Ma questo ancora una volta non regge, soprattutto per un personaggio come Paolo. Quando fu sorpreso da Gesù risuscitato, Paolo si dirigeva a Damasco per imprigionare i seguaci di Gesù. In lui non c'era nessun tipo di predisposizione psicologica per nessuna allucinazione. Questo insieme di fatti storici che abbiamo potuto elencare solo sommariamente ha bisogno di una spiegazione sufficiente che dia ragione di tutte. Solo la resurrezione di Gesù è in grado di offrire per tutte una spiegazione valida. Perciò, in una buona critica storica, l'unico modo di spiegare il messaggio della Chiesa primitiva riguardo alla resurrezione di Gesù è farlo scaturire da un'esperienza reale. Concludo. Noi crediamo in Gesù Cristo come il cieco nato per l'incontro che abbiamo fatto nel presente. Ma la nostra fede non è un ostacolo alla indagine storica, bensì è la sua più grande promotrice, aprendola volta per volta alla totalità della realtà secondo la propria natura. Possiamo pertanto dire che la indagine credente sulla storicità dei Vangeli è un caso di ragione applicata. In effetti, tiene conto di tutti i fattori della realtà con una globalità che la ragione autosufficiente è incapace di offrire. L'ipotesi che prende in considerazione la divinità di Gesù è più capace di rendere conto della natura dei testi e dei fatti cui essi si riferiscono che l'ipotesi che deriva dalla mentalità razionalistica. I dati che abbiamo esposto non costituiscono prove apodittiche, trattandosi come si tratta della razionalità inerente all'esegesi e alla scienza storica. Però non c'è dubbio che la sua quantità, la sua diversità, il suo peso e convergenza sono talmente formidabili che possiamo dire, con le parole di uno dei maggiori esponenti della indagine esegetica moderna, Pierre Benoit, soltanto una personalità straordinaria, umanamente geniale e propriamente divina può spiegare il fatto del Vangelo ed è la persona di nostro Signore Gesù Cristo.
1814, al momento della cacciata dei francesi, re Ferdinando VII di Borbone si ritrova con un paese devastato dalla guerra, con le casse dello Stato vuote, per cui davanti a questa situazione si trova costretto a vendere la Florida agli Stati Uniti nel 1819. E anche così, nonostante un'iniziale riconquista, dopo il 1820 perde terreno ed è costretto a riconoscere l'indipendenza delle repubbliche sudamericane e del Messico, con gli ultimi caposaldi lealisti che si arrendono nel 1826. Nel 1829 c'è un ultimo estremo tentativo di riconquistare il Messico e si accresce così la dipendenza economica dalla Gran Bretagna, che già era stato l'alleato determinante durante la guerra contro Napoleone, ma che al tempo stesso aveva finanziato anche i movimenti indipendentisti latinoamericani, che ora diventati stati indipendenti, si trovavano nell'orbita economica della finanza britannica. Dal punto di vista politico, poi, Ferdinando aveva tradito la Costituzione di Cadice concessa nel 1812 e ancora nel 1820, quando l'insurrezione dei militari liberali lo aveva costretto a concedere nuovamente questa costituzione, aveva fatto buon viso a cattivo gioco, aspettando che poi nel 1823 l'intervento francese sconfiggesse i liberali, ponendo fine quindi al triennio costituzionale o triennio liberale, garantendogli così altri 10 anni di monarchia assolutista. Ferdinando VII di figli maschi non ne aveva e dopo quattro matrimoni dall'ultima moglie era riuscita sì ad avere dei figli che gli erano sopravvissuti, ma erano due figlie femmine, peraltro entrambe molto piccole. Sentendo l'avvicinarsi della morte, si ammalerà e morirà nel 1833, nel 1830 Ferdinando deciderà proprio di cambiare definitivamente la legge affinché la figlia, con una vera e propria prammatica sanzione, potesse succedergli come regina, cosa che succederà nel 1833. Nel 1833 sarebbe dovuto salire al trono il fratello Carlos, che era più reazionario e legittimista rispetto a Ferdinando VII, ma al tempo stesso, nel 1830, era nata una figlia, Isabella, che con la pragmatica sanzione dello stesso anno era stata nominata erede al trono, in deroga alla legge salica che imponeva una linea di discendenza unicamente maschile. Pertanto era scoppiata una guerra. Da una parte la regina Isabella, che era sotto la reggenza della madre Maria Cristina di Borbone Due Sicilie, quindi la fazione dei Cristinos, che erano liberali, erano a favore anche a livello economico della privatizzazione delle terre ecclesiastiche o destinate alla proprietà e all'uso comune dei contadini, soprattutto nel nord della Spagna, quindi eliminando tutta una serie di autonomie locali plurisecolari, al fine di pagare i debiti che la Spagna aveva ormai contratto nei decenni precedenti, in particolare con la finanza britannica. E arrivarono anche a varare nel 1837 una costituzione di orientamento liberale ripresa da quella di Cadice. Dall'altra parte, il pretendente Don Carlos, zio della giovane regina, aveva invaso la Spagna settentrionale con un proprio esercito che aveva un forte appoggio a livello locale, in particolare nella Navarra, nella Valencia, laddove si poneva appunto come difensore non soltanto di un assolutismo monarchico legittimista, ma anche delle autonomie locali minacciate dal governo dei liberali, cui il motto dei carlisti, sostenitori di Carlos, era Dios, Patria, Rey y Fueros, cioè le autonomie locali. Questa guerra vede inizialmente affermarsi i carlisti fino alla morte del generale Tomás de Zumalacarregui nel 1935 e poi vincere invece i liberali grazie a Baldomero Espartero, che porterà a firmare la pace con la Convenzione di Vergara del 1839. Espartero è un uomo del popolo, di umili origini, di orientamento liberale, progressista, ma anche molto determinato e molto spietato.
e lui si impossessò del potere diventando reggente nel 1840 e varando una serie di riforme liberali, se non che un colpo di Stato guidato dal generale Ramon Narvaez e Leopoldo O'Donnell lo cacciò dal potere nel 1943, inaugurando una decade moderata, quindi con posizioni politiche intermedie tra liberali e assolutisti, dove fu varata una costituzione nel 1845 meno progressista, fu represso un'ulteriore rivolta, la seconda guerra carlista tra il 46 e il 49, e nel frattempo la regina Isabella, proclamata maggiorenne, sposò il proprio cugino primo, ma ebbe in realtà molti amanti, il che pone in dubbio anche la paternità dei suoi figli. Il lungo periodo di governo di Isabella fu un periodo decisamente fallimentare per la Spagna, che durante il suo regno perse gran parte dei possedimenti in Centro e Sud America, che divennero autonomi, perse potere politico in Europa, perse molto potere economico con una grave crisi economica che dalla metà del XVIII secolo letteralmente iniziò ad attanagliare la Spagna, sia dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista industriale. Subirà anche gli effetti di un mercato sempre più globale che permetteva agli altri stati di importare materie prime delle loro colonie che la Spagna ormai non aveva più a disposizione. Inoltre, Isabella, una volta preso il potere, iniziò a provarci molto gusto, tanto da bypassare più volte le scelte del Parlamento, cercando di imporre la propria visione di una monarchia assolutista in uno Stato che ormai era letteralmente spaccato tra vari partiti che andavano d'accordo solo su una cosa: il vero potere sarebbe dovuto rimanere nelle mani del Parlamento. A dare letteralmente fuoco alle polveri sarà nel 1865 la cosiddetta Notte di San Daniele, in cui Isabella II pensò bene di vendere una parte dei possedimenti delle ville di proprietà dello Stato, di incamerarlo lei stessa e utilizzarlo per pagare i suoi debiti, debiti che ovviamente nascevano dalla passione per i gioielli, per la bella vita e così via. Questa fu letteralmente la goccia che fece traboccare il vaso e che convinse le varie forze politiche fino a quel momento in lotta fra di loro ad unirsi per lo stesso scopo: deporre Isabella II e cambiare completamente forma di governo. La decade moderata termina quando avviene un golpe, ritorna al potere Espartero nel biennio progressista tra il 54 e il 56, si pensa di nuovo a un'ulteriore costituzione liberale, poi lo stesso Leopoldo O'Donnell con un nuovo golpe finisce per dominare la Spagna come primo ministro o comunque dietro le quinte per i 10 anni successivi, con una sua unione liberale che cercava di mettere insieme carlisti, moderati e liberali, portando avanti però una politica estera piuttosto aggressiva, quindi con una guerra contro il Marocco tra il 1859 e il 1860, si tenta di riconquistare Santo Domingo tra il 1861 e il 1865, approfittando del fatto che gli Stati Uniti erano impegnati nella propria guerra civile, non potevano quindi far valere la dottrina Monroe, e addirittura una spedizione navale contro il Perù e il Cile tra il 64 e il 66. Nel settembre del 1868 scoppierà una grande rivoluzione che sarà detta la Gloriosa. In un attimo sia la flotta, che prenderà le armi a Cadice, sia gran parte dell'esercito, dato che la maggior parte dei generali erano d'accordo con la rivoluzione, si uniranno, prenderanno le armi, sconfiggeranno le poche truppe fedeli rimaste a Isabella e costringeranno la regina a fuggire all'estero, in particolare in Francia, portandosi dietro il figlio. A capo dell'opposizione spagnola, con il patto di Ostenda del 1866 firmato tra fazioni in esilio, il generale Juan Prim, progressista, veterano delle guerre in Marocco, in Messico, il quale nel 1868 porta avanti la cosiddetta Rivoluzione Gloriosa, per cui con la battaglia di Alcolea vengono sconfitte le forze fedeli alla regina Isabella, che va in esilio,
viene proclamato un governo provvisorio, con il generale Francisco Serrano, anche lui liberale, come reggente. La Costituzione del 1869, votata dalle Cortes, cioè dal Parlamento, stabilisce che la Spagna rimarrà una monarchia costituzionale. Si apre così il cosiddetto sessennio democratico, questi sei anni di intermezzo rispetto a dinastia borbonica. Alla fine si decise quindi, votando a larga maggioranza, per andare alla ricerca di un nuovo sovrano. Il problema era chi scegliere. Qualcuno propose il carlista, avrebbe in questo modo posto fine alla rivolta, ma la cosa non piaceva a molti, soprattutto a quelli che erano in qualche modo ancora fedeli alla vecchia monarchia. Qualcuno propose di scegliere il figlio di Isabella II, però la maggior parte pensava che fosse troppo compromesso con la madre e che in qualche modo avrebbe fatto tornare Isabella al potere, e quello era l'unica cosa che nessuno voleva. A questo punto si decise di scegliere dei rappresentanti, dei candidati stranieri. La scelta cadde su Leopoldo Hohenzollern, che era un lontano cugino del sovrano di Prussia e la cui proposta al trono spagnolo ovviamente scatenò le ire della Francia di Napoleone III, il quale temeva di vedersi in questo modo circondato e sarà alla base della futura guerra franco-prussiana. Ad ogni modo, anche questa candidatura cadde ben presto e si decise di guardare proprio all'Italia. Chi scegliere? Beh, ovviamente non poteva essere scelto il sovrano italiano, Vittorio Emanuele II, non poteva essere scelto il suo figlio primogenito, Umberto I, ma si decise di proporre il trono nel novembre del 1870 a Amedeo di Savoia, che di Vittorio Emanuele II era il secondogenito. E Amedeo di Savoia accettò. Nel novembre del 1870 venne incaricato di recarsi in Spagna, arriverà nel dicembre e diventare il nuovo sovrano. In realtà, se Amedeo pensava di poter arrivare in Spagna e trovare una situazione stabile, le cose non andarono esattamente così. Pochi giorni prima che arrivasse in Spagna, il 27 dicembre 1870, infatti quello che era il suo più grande sponsor, cioè il reggente Juan Prim, era stato assassinato. La morte di Juan Prim, e che ovviamente era anche una figura di riferimento per vari movimenti, aveva nuovamente spaccato il Parlamento spagnolo, il quale ovviamente era separato, non tutti erano a favore dell'arrivo di Amedeo, anche perché lui, i primi giorni, fin dall'inizio, si mostrò non solo portato ad appoggiarsi al partito di governo, ovviamente scontentando tutti gli altri, ma soprattutto iniziò a governare quasi come uno straniero in Spagna, non imparò quasi nulla di spagnolo, tutte cose che lo tenevano ben lontano dal popolo. La Spagna, su cui si trovò a governare, inoltre aveva tantissimi problemi. I problemi economici del periodo di Isabella non erano stati risolti e questo continuava a scontentare tutti. La rivolta carlista stava scoppiando sempre di più nel nord della Spagna, nei Paesi Baschi, e stava progressivamente estendendosi verso l'Aragona. Inoltre la Spagna stava combattendo una guerra anche all'estero, perché pochi anni prima, nel 1868, quando c'era stata la Rivoluzione Gloriosa, c'era stata una seconda rivoluzione, questa volta a Cuba, che, come aveva già cercato in passato, si era ribellata cercando di raggiungere l'indipendenza dalla Spagna. Questa situazione di caos era progressivamente peggiorata sempre di più, tanto che addirittura nel 1872 il re si era salvato a malapena da un tentativo di attentato. Probabilmente, quando Amedeo si rese conto che quel trono traballava tantissimo e lui di potere non ne aveva nessuno, decise che prima che un secondo attentato magari riuscisse a eliminarlo veramente, era meglio abdicare e tornare in Italia. L'11 febbraio 1873, dopo aver rimesso i suoi poteri nelle mani del Parlamento, lasciò la Spagna per non farvi probabilmente mai ritorno, tornando in Italia. La Spagna, una volta che si fu
disfatta di questo sovrano italiano, per circa un anno sarà una repubblica, la cosiddetta prima repubblica spagnola. Ma i problemi non si risolvevano, lo scontro tra le varie fazioni continuava, le truppe carliste sembravano poter in qualche modo averla meglio, e a questo punto, come salvatore, si erse quell'Alfonso, figlio di Isabella II, che prima era stato rifiutato, che lanciò un proclama, il cosiddetto proclama di Sandhurst, proponendosi come nuovo sovrano costituzionale, giurando difendere l'autonomia del Parlamento, ma di volere in qualche modo diventare una guida per tutta la Spagna, cosa che in effetti il Parlamento spagnolo accettò, portando così alla restaurazione borbonica e alla sua presa di potere.